Ciao a tutti ragazzi e bentornati sull'angolo dell'unboxing, qui è sempre Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark, per un altro video acquisti natalizio stavolta. Siamo il 24 notte, ormai 25 dicembre, e partiamo col video acquisti. E vediamo cosa c'è dentro. Acquisti videoludici. Allora, partiamo col primo acquisto del GameStop, vediamo se, ed è Forza Motorsport 7, un bellissimo gioco di guida, 4K Ultra HD reale, true 4K, quindi un 4K reale a differenza del 4K che c'è su PS4 che è upscalato, HDR e Xbox One X ottimizzato, quindi un ottimo gioco. Se avete una One X è obbligatorio prenderlo per vedere le potenzialità della macchina. Un titolo bellissimo da vedere, un solidissimo sequel, gioco di corse dell'anno, miglior gioco di corse dell'anno, best of E3 2017, dice qua in basso. Molto molto bello, prende abbastanza memoria, adesso non ricordo, se non sbaglio 70 giga di aggiornamento. Figo figo figo. Se avete un volante l'ho apprezzato appieno questo gioco, molto molto bello. Come vedete qui c'è scritto che è stato realizzato in 4K, esperienza di guida sportiva definitiva, oltre 700 auto, condizioni dei tracciati dinamici, quindi se c'è pioggia, polvere, vento e altre cose, molto molto figo. Questo su Amazon e ho preso un altro gioco per la Xbox, sto parlando di PlayerUnknown's Battlegrounds, un altro gioco molto molto figo, questo per sfruttare la One X che verrà diciamo aggiornato sempre di più. Purtroppo non mi hanno inviato la custodia, ma solo questo cartoncino. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. Dentro possiamo trovare il codice per scaricare il gioco PlayerUnknown's Battlegrounds, molto molto figo, ci sto passando le giornate, bel gioco. E degli adesivi, eccoli qua, del gioco. È un libretto del cazzo che non serve a niente. Speriamo che verrà aggiornato, penso che ci vorrà 6 mesi prima che il gioco arrivi in versione definitiva, ma acquistandolo adesso lo paghiamo 30 euro. Se lo acquistiamo poi più avanti, sicuramente quando arriverà la versione finale starà a 70. Io così a 30 mi prendo il gioco completo, alla fine riceverò tutti gli aggiornamenti gratuiti. HDR e Xbox One X ottimizzato, come leggete qua in alto. Davvero un bel gioco, molto molto divertente. È un battle royale fino a 100 giocatori, da 2 a 100 giocatori, molto molto divertente. Continuiamo, questi erano i primi due acquisti per Xbox. Un altro acquisto su Amazon e sto parlando del mitico gioco di Okami. Io non ce l'ho mai avuto, né sulla Wii, né sulla PlayStation 2, né sul Nintendo DS. Nel Nintendo DS c'era Okami Den, molto difficile da recuperare quel gioco. E finalmente potrò giocarmi questo gioco che non ho mai avuto. Okami HD. C'era anche la versione remastered per PS3, però solo giapponese. Finalmente abbiamo questa versione PAL. Attenzione che solo la custodia è PAL, il gioco dovrebbe essere inglese. Infatti lingua, manuale inglese e test inglese. Vediamo com'è. Molto bello il dischetto, molto molto figo. Non c'è nulla, solo questo volantino nero. Potrò mettere un libretto anche piccolo, ma niente. Che dire, bel gioco, bel design, non vedo l'ora di giocarci. Molto molto figo. Primo regalo che mi ha fatto la mia ragazza, che vedete qua il pacchettino col fiocchetto, vediamo cosa mi ha regalato.
spero sia un videogame e non un paio di mutande. La forma sembra quella del videogame. Andiamo a vedere. Spacchiamo il pacco. Liberiamo qui. Ammazza, ha fatto il pacco bomba. Che cos'è? Questo è figo, raga. Battlefield 1 Revolution, il pacchetto completo di Battlefield 1 che contiene gioco base, premium pass con 4 espansioni e molto altro, quindi anche il season pass. Ottimo. Così avrò tutte e 4 le espansioni. Molto figo. Battaglie fino a 64 partecipanti, distruzione e condizioni medio dinamiche, storie di guerra dal mondo intero. Bel gioco. Vediamo com'è. Perfetto, abbiamo il gioco in versione base, standard e poi qua tutti i codici DLC scaricabili, che non li giro, sennò voi me li ciullate, bastardi. Ottimo regalo, la ringrazio, bellissimo gioco. Thank you very much. Andiamo con un altro regalo della mia ragazza, mi ha fatto due regali, doppio colpo, ah no? È da sposare sta ragazza. Se mi ha fatto un altro regalo di un gioco, è da sposare. Se c'è un paio di mutande, no. Vediamo. Che cosa sarà mai? Lei intanto ride perché è qua con me. Se la sentite in sottofondo. Io spacchetto. Ok. Vediamo cos'è. Non ci vuole uscire, è un parto. Ok, è uscito. Un altro gioco. Ok, allora è da sposare. Metro Redux. Questo non vedo l'ora di giocarci. È molto molto figo. La storia sembra molto interessante. Anche la grafica molto molto bella. Ho visto anche che deve uscire nel 2019 Metro Exodus, che mi ha colpito molto per la grafica. Veramente molto molto pompata. Bello. I DLC sono tutti inclusi nel disco, non c'è nessun volantino come vedete. Figata! Tutto sul disco. Quindi abbiamo i due giochi all'interno di un disco, all'interno di un solo disco, e tutti i DLC all'interno del disco. Davvero ottimo come cosa, veramente. Come potete vedere troviamo Metro 2033 Redux o Redux e Metro Last Light sempre Redux. Basato sul romanzo Campione d'incassi, due giochi completi e tutti DLC. La cosa figa è che tutti i DLC sono inclusi nei dischi, nel disco. Davvero ottimo. Due ottimi titoli. Così nel tempo che arriverà quello nuovo nel 2019, intanto mi gioco questi due. Non vedo l'ora. Molto molto bello. Ottimo regalo anche questo, apprezzatissimo. Grazie mille. Due regali davvero incredibili, Battlefield 1 Revolution e Metro Redux, epici, che si vanno a sommare alla mia collezione di giochi. E poi per finire, ultimo acquisto che mi sono fatto io, il 24, che era in offerta, l'ho pagato 13 euro portando dentro cose al GameStop, veniva a 30 euro se non sbaglio. Star Wars Battlefront 2. C'ho anche l'1 completo di tutti i DLC e finalmente c'ho anche il 2. Come vedete qui c'è lo scontrino, pagato 12 euro e 83 centesimi, vedete, perché ho portato un po' di roba a vendere. Ottimo prezzo per un gioco uscito da pochissimo, Star Wars Battlefront 2. In questo nuovo capitolo avremo anche la modalità avventura, la modalità storia, so che dura poco, però almeno ce l'abbiamo. L'online che è sempre bellissimo, è magnifico, una grafica ultra pompata. L'ho voluto prendere su PS4 e non su Xbox One X, solo perché il primo l'ho preso su PS4. Così lo colleziono, diciamo, su PS4. Quindi abbiamo modalità cooperativa a schermo condiviso, combattimenti spaziali su scala galattica,
un nuovo eroe e una storia mai raccontata, il campo di battaglia di Star Wars definitivo. Torna sui campi di battaglia di Star Wars Battlefront nel nuovo episodio della serie di Star Wars. In alta definizione, più venduta di sempre. Figo, gli eroi nascono sul fronte della battaglia. PS4 Pro e Ancient, quindi avrò gli update per la PS4 Pro. Davvero un ottimo titolo, sembra molto molto bello. Graficamente pazzesco. Un po' bistrattato per il fattore dei pagamenti in game, ma a me me ne frego perché non vado a fare acquisti, diciamo, per il multiplayer. Me ne frego di queste cose. Quindi ottimo ottimo titolo, Star Wars Battlefront 2. Questi erano tutti gli acquisti che ho fatto e i regali che ho ricevuto dalla mia ragazza. Eccoli qua, potete vedere la carrellata. Come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, un commentino in basso se volete, un'iscrizione al canale che è gratis, la campanellina in alto per ricevere tutti i feedback dei video che farò, e come sempre al prossimo video. E prima di lasciarvi vi ricordo, da me e dalla mia ragazza vi auguriamo buon Natale! Ciao a tutti raga, al prossimo video! Ciao! Ciao!